Ciao, buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Quattro Chiacchiere con. Oggi la nostra ospite sarà la dottoressa Veronica Crosetti e parleremo di un argomento interessantissimo: fertilità e alimentazione. E oggi trasmettiamo dal ridente e in questa giornata grigia Brianza. E buongiorno a tutti, buona domenica, buongiorno, buongiorno, torniamo alle vecchie buone abitudini delle dirette la domenica mattina. E allora vediamo se trovo Veronica. Allora, Ferti, benissimo, invito a partecipare. Buongiorno, 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 buongiorno a tutti, ciao. Buongiorno Buongiorno. Veronica. Buongiorno a voi. Ciao, benvenuta, grazie mille per il tempo che ci dedicherai. Grazie. E allora, ascolta, cominciamo magari, raccontaci di te. Tu sei biologa nutrizionista, forse? Mi piacete un sacco voi biologi nutrizionisti, siete strapreparati. Meno male, perché la maggior parte della gente non ci ama moltissimo, quindi. Perché? Ma un po' sempre per, diciamo, per le solite competizioni che poi si creano fra i gruppi professionali, quindi diciamo è più su quello la problematica, come in ogni professione. Ok, io invece trovo che siate molto molto preparati, molto. Diciamo che magari ognuno di noi ha un focus. Insomma, no? E quindi rispetto a quello poi cerca in qualche modo di migliorare il focus che ha, penso, ma come Certo. fanno le altre professioni sicuramente. Certo. Ma Senti, secondo me molto fa il background da cui uno deriva. cioè, spiegami meglio, per favore. Nel senso, io vengo, diciamo, mi ritengo adulta, no? Come persona, e vengo dal mondo della ricerca e quindi Ok. ho un background mentale probabilmente improntato da quel punto di vista, no? Noi, mi ricordo il primo giorno che entri in laboratorio, ti dicono c'è questo, devi ragionare. Purtroppo poi le nuove leve sono poco abituate a ragionare. Rispetto a 20 anni fa, le cose ora sono completamente diverse. Vedo anche quando vengono i tesisti, hanno delle esigenze diverse rispetto a quelle che avevamo noi. Ok, e ascoltami Veronica, tu hai fatto ricerca su cosa? Io mi sono occupata per moltissimi anni del sistema nervoso, nel senso io ho lavorato quasi sempre sul sistema nervoso, tranne un anno che ho lavorato a Padova sull'ipertrofia cardiaca. E però diciamo io mi occupo di Alzheimer, ho un brevetto anche rispetto a questo, Cioè? quindi abbiamo un brevetto europeo che è stato esteso anche adesso alla richiesta americana, in cui abbiamo creato un marcatore che può diagnosticare le forme precoci, Wow. perché la difficoltà maggiore per queste tipologie di patologie è che poi vengono fondamentalmente riscontrate tardive, quando le lesioni sono già molto avanti e farmacologicamente si può fare molto poco. Noi ci siamo invece focalizzati sulle forme precoci che comunque ci sono e abbiamo diagnosticato praticamente un metodo diagnostico per le tapatie che riscontrano soprattutto le forme precoci e siamo tre inventori. E scusami, questo marcatore si lega a cosa esattamente? No, questo marcatore praticamente non si lega, viene espresso viene espresso in forma precoce nelle forme che poi tu trovi a 40 anni. Viene correlato poi ad altri fattori, perché purtroppo le tauopatie, che può essere Parkinson, Alzheimer, Lewy body, vengono spesso associate poi a delle demenze, no? Hanno inizialmente delle forme comuni, è difficile all'inizio dire ha un Alzheimer o una demenza senile. E molto spesso tante diagnosi vengono fatte solo post mortem, quando vengono poi analizzati i campioni autoptici.
Quindi Sì. Non lo sapevo. Wow. E scusami, e praticamente c'è, cioè, ma questo marcatore è una molecola che avete sviluppato voi? no, allora l'Alzheimer, per dirti, ha delle aggregati che si formano con lo sviluppo della patologia. In questi aggregati ci sono dei pezzetti, mettiamola così, che possono essere riconosciuti e che si sviluppano anche precocemente. Ok. Tramite il nostro metodo diagnostico lo facciamo a livello del liquido cerebrospinale, che quindi è possibile, perché di certo non è che possiamo prendere un pezzo di cervello a 40 anni. E viene espresso, quindi è una, come voglio dire, una modificazione delle proteine che avviene e che viene in qualche modo espresso e può essere rilevato. È come quando vai a fare il test, vediamo, un test per la PoE, mettiamola così. Viene utilizzato un kit che viene chiamato ELISA. Quando uno fa le analisi, viene descritto che tipo di analisi viene fatto nell'ELISA. E io praticamente ho sviluppato un'ELISA che va a riconoscere questo piccolo frammento. Adesso sì. Wow, complimenti, che bello. Grazie. È una cosa molto utile, no? Diciamo che quando siamo riusciti a brevettarlo e insomma poi è passato da nazionale a internazionale, adesso con l'estensione ci sono una serie di cose. Beh, lì ti rendi conto in modo tangibile che effettivamente hai fatto qualcosa di utile. Perché Che poi bello. chi fa ricerca davvero alla fine di tutto, quello che spera è di fare qualcosa di utile. Certo, assolutamente. E che possa essere usato anche, no? Che Certo. possa essere, cioè, proprio messo subito in pratica. Complimenti, veramente. Complimenti. Senti, e invece tu nella tua pratica quotidiana, oggi tratti molto tematiche relative alla fertilità, la procreazione medica assistita, corretto? A E livello però le approcci dal punto di vista nutrizionale. sì, dal punto di vista di neurologico sarebbe difficile, però sì. Allora, rispondo a una domanda che chiedono rispetto al test. Il test non si può fare, nel senso che il brevetto è ancora in fase di sviluppo per quello che può essere poi la parte diagnostica che compete poi le aziende. Noi come ricercatori abbiamo brevettato quello che può essere il tool, così chiamato, però la commercializzazione e poi l'utilizzo ci vuole ancora moltissimi anni, perché Anni. a livello di ricerca sono delle cose poi difficili di attuare, non è una cosa molto a breve, ci sono Certo. gli step. Certo, immagino, immagino. E invece raccontaci di quello che fai oggi con l'alimentazione per aiutare persone che desiderano avere un piccolo cucciolo. Allora, come diciamo, quando ci siamo sentite telefonicamente, quello appunto che ti ho detto è che quando io mi sono approcciata a questo mondo, diciamo che in Italia era un tema un po' ostico, diciamo, tanti anni fa. Non c'erano indicazioni, non c'era qualcuno che ti dicesse guarda, piuttosto che può essere utile un approccio alimentare insieme a qualunque terapia fosse, no? Perché come ti ho detto poi nel messaggio per telefono, la fertilità è un po' là, cioè, comprende tanti temi, dalle dismenorrea, menorrea, endometriosi, ovaio policistico, difetti della fase luteale, quindi non riguarda solo chi cerca una gravidanza, ci sono molte persone che non la cercano, ma che comunque vogliono cercare di stare bene a livello ormonale. Certo. Però le indicazioni erano poche, quindi sfruttai il fatto che ero ricercatore e che quindi mi muovevo in Italia ed estero per motivi di lavoro e contattai delle persone che avevo trovato in America. Da lì ho iniziato a fare questo puzzle della mia vita, imparare a capire, a mettere insieme delle indicazioni che trovavo, a cercare di vedere come potevo in qualche modo migliorare quello che erano le mie idee, e sono arrivata alla persona che sono oggi.
Quest'anno ci sono state delle grandi soddisfazioni perché è stato attuato il Master alla Sapienza, che si occupa appunto della Wow. biologia della nutrizione per la riproduzione umana. Io ho preso l'abilitazione a professore associato 2 anni fa e quindi facevo già delle docenze alla Sapienza, poi tramite la professoressa da cui comunque sono nata, Intesi, che fa biologia dello sviluppo, abbiamo partorito insomma pian piano l'idea, io gliel'ho lanciata, poi naturalmente lei l'ha sviluppata perché lei è la docente Sapienza, quindi era tutto lei che doveva poi organizzare. Insieme ad Alessandra Alteri, che è comunque l'embriologa del San Raffaele, abbiamo aiutato a creare questo master, che l'importanza qual è? È soprattutto riconoscere il ruolo, perché nel momento in cui un'università famosa come la Sapienza riconosce che la nutrizione ha un ruolo nella fertilità maschile e femminile e in questa tipologia di percorsi o nella vita delle persone, beh, iniziamo a mettere un gradino importante in questa storia, perché non è solo io nel mio piccolo che posso parlarne, ma è un'istituzione che dice ok, esiste. Che bella questa cosa, complimenti, è Sì, bellissima. è stata una Wow. soddisfazione tanta, perché poi questo sta aprendo anche un po' le orecchie e il mondo anche a ginecologi che magari alle pazienti quando chiedono consigli, perché naturalmente tutte le pazienti chiedono, oltre questo c'è qualcosa che posso fare di tanto tipo, no? Che può essere anche l'osteopatia, l'agopuntura, i trattamenti olistici, cioè di tutto. E molti dicono: no, se lo vuoi fare è una panacea, va bene, come ti voglio dire, è un po' un contentino, e questo non va bene. Quindi l'attuazione del master ha posto la prima pietra miliare Che in bello! questo mondo. Ad agosto sono riuscita a creare la mia associazione che si divulgherà proprio tutto quello che sono le tematiche e che si approccerà nell'aiutare molti pazienti, tra cui una delle parti riguarderà l'oncologia, che mi ha riguardato da vicino per alcune cose. E poi l'ultima pietra ci dovrebbe essere questo fine settimana, incrocio le dita, perché se sarà la terza pietra che si attua, poi ho finito e poi ho deciso che cambio vita. Dai! E raccontaci quest'ultima pietra. Eh no, venerdì, venerdì, Va bene. venerdì sarà, io Terremo tutte le dita incrociate per te, Veronica. perché sarà la terza pietra che si posa, che comunque fa un campanellino molto grande di ridondanza. Bene, che bello. Senti, ma raccontaci perché l'alimentazione è importante in quello che è tutta la fertilità, quindi non solo. Aspetta, Scusami, ti ho sei perso tornata. un attimo. Sì, sei tornata. No, se ci puoi raccontare perché l'alimentazione è importante in tutto quello che è la fertilità e soprattutto com'è questa alimentazione. Allora, da questo punto di vista, che è una poi domanda frequente anche quando mi chiamano per chiedermi informazioni, perché cambiare alimentazione e stile di vita? Perché poi ci sono tante cose, non voglio dire che l'alimentazione sia l'unica cosa, ci sono tante altre tecniche che possono essere di aiuto. Il detto noi siamo quello che mangiamo è vero, fondamentalmente, no? Rispecchia chiunque di noi. A livello ormonale, a livello di qualità di gameti maschili e femminili, riflette quello che tu introduci con l'alimentazione e con lo stile di vita. Se sei una persona che fuma tanto, naturalmente il liquido follicolare sarà pieno di tabacco. Se sei una persona che mangia, sì, purtroppo sì. Perché poi, diciamo, quello che nutre i tuoi ovociti fondamentalmente è quel famoso liquido follicolare in cui loro sono immersi, che stanno lì, che galleggiano e da cui si nutrono. Quindi quello che tu mangi lo trovi in quel liquido. Ok. E naturalmente più cose sane metti, e più questi potranno nutrirsi di cose sane. La stessa cosa Certo. a livello maschile, non solo femminile, da questo punto di vista.
Quindi anche gli scompensi ormonali o alcune amenorrei, dismenorrei, difetti della fase luteale, o patologie come l'endometriosi, patologie infiammatorie, riflettono quello che noi mangiamo, perché naturalmente ci sono tanti studi che comunque dimostrano quanto mangiare di un altro in qualche modo riflette poi l'equilibrio ormonale dipende dagli ormoni sessuali FSH e LH. Per esempio, questi sono il colesterolo. Molte diete ipolipidiche, per esempio, determinano una diminuzione di questi ormoni sessuali e quindi si hanno anche alterazioni del ciclo che possono essere con una fase follicolare molto più breve, una fase luteale troppo lunga, oppure una presenza di cancro, per esempio, può portare quando c'è il ciclo mestruale, no? C'è il famoso follicolo dominante. E poi si rompe dall'ovulazione al corpo luteo. Tu sai che quel follicolo, per avere la rottura, deve avere una membrana molto morbida, una membrana plasmatica. Perché le diete prive di grassi non fanno rompere niente. Sì, aspetta un secondo. Tu sei in... Allora, ste cazzo di campane, ha finito di suonare? Vabbè, scusate, qua c'è un concerto di campane oggi, non lo so che cosa c'è, però c'è la tua voce che un po' si rompe, Veronica. Aspetta, provo a mettere le cuffie. Prova perché sembra più una roba di connessione. Io oggi sono in wifi a casa, non dovrei avere problemi. A meno che Instagram, perché Instagram sta avendo dei problemi enormi, a un certo punto taglia le dirette, così, cioè, boom, le ferma. Io spero che queste campane abbiano finito. Vai, prova. Allora, aspetta. Prova a togliere il wifi. Proviamo. No. No, e tra l'altro adesso giri anche con il cosino. No, sicuramente meglio con il wifi prima, Veronica. Ma basta, cioè non può durare 5 minuti il concerto delle campane. No. Adesso sei tornata. Prova a parlare. Aspetta. No, aspettate che la reinvito, così ripartiamo. Cacchio, che interessanti queste cose, ma poi questa roba qua del follicolo, adesso ce la facciamo rispiegare bene. Ok, mi senti ora? Sì, ti vorrei sparare alle campane, comunque, però ci rispieghi questa cosa. Aspetta che, perché c'ho una finestra che è mezza aperta, aspetta che la chiudo. Non credo che cambi, un pochino cambia, dai, chiudo anche la porta. Cioè, veramente, da quant'è che suonano? Sarà almeno 2 minuti. Ci puoi rispiegare però questa cosa? Cioè, facciamo uno step indietro e ci spieghi un Allora, po' la fase, cioè, anche cos'è il follicolo, perché io, cioè, dai, facci un po' una lezioncina di anatomia femminile, per favore. ogni mese diciamo che la donna ha i famosi follicoli antrali, cioè nel senso che ogni donna nasce con un numero fo di follicoli primordiali. In 90 giorni i follicoli maturano per poter poi dare vita all'ovulazione, al famoso ciclo mestruale. Da questo punto di vista, in ogni ciclo mestruale partono 2-3 follicoli che maturano, però poi solo uno viene chiamato follicolo dominante, che rilascerà l'ovulo che può essere fecondato o che comunque poi darà vita al ciclo mestruale. Wow. Per maturare, Uno diciamo, o più ovuli, giusto? no, la maturazione avviene finale di uno. Normalmente in un ciclo mestruale si ha un solo follicolo dominante che cresce fino a 22 mm, si rompe, rilascia l'ovulo. Wow. E scusa, quando fai i gemelli? Allora, i gemelli fondamentalmente derivano da un iper. Diciamo, sono dei casi in cui la donna produce due ovuli, due
due ovuli che possono essere fecondati contemporaneamente, oppure lo stesso si può sdoppiare, come avviene anche in una fecondazione. A volte tu metti una sola blasto e questa si può in realtà sdoppiare. A volte capita, ultimamente è capitato a due miei pazienti e hanno avuto dei gemelli. E da questo punto di vista, diciamo quindi la maturazione della membrana e il rilascio, quindi la rottura, è determinato da una flessibilità della membrana che è fatta di grasso, di fosfolipidi, che sono grassi. Quando ci sono pochi acidi grassi, questa membrana ha difficoltà sia a crescere ma anche ad aprirsi e quindi l'ovulo non viene rilasciato Ragazzi, che interessante questa cosa. e non dà vita poi all'innalzamento del progesterone per il famoso picco, quindi sia poi la fase luteinica col progesterone che rimane stabile e poi cade ed inizia lo sfaldamento del ciclo. Che tra l'altro, perdonami Veronica, però se non ricordo male, il colesterolo è, diciamo, una delle molecole di partenza per la produzione degli ormoni sessuali, giusto? Sì, il colesterolo è il precursore di LH ed FSH e altri ormoni steroidei. Vai, vai avanti. Faccio dei piccoli incisi così per portare l'attenzione su certe cose. No, Vai. nel senso fondamentalmente, quindi poi anche per esempio la frutta, la verdura, la frutta. Soprattutto i frutti rossi possono essere ricchi di antiossidanti, quindi che vanno a nutrire sia i gameti maschili che femminili. Le verdure di tutti i tipi, no? Da quelle a foglia verde a quelle colorate, hanno dei nutrienti, hanno delle vitamine che va tutto a nutrire sia gli ovociti e i gameti maschili, ma che poi vanno in qualche modo a supportare anche l'equilibrio ormonale, perché poi naturalmente. Questi ormoni non è che campano da soli, fondamentalmente li dobbiamo in qualche modo aiutare a stare meglio. Ci sono molti pazienti, per esempio, che in prima stanza, quando gli chiedi ovuli, hanno delle difficoltà a capire se ovulano o meno, perché non sanno riconoscere i sintomi, non hanno il muco, quindi non sanno ben capire. Quando cambiano alimentazione, una delle prime step mi dicono magari inizio a vedere più muco. Ma Perché cosa c'è un intendi per innalzamento, muco? è il famoso muco ovulatorio. Cioè, Quindi racconti, il muco dobbiamo vuole. fare un'altra diretta, Veronica, Sì, mi sul sa che ciclo mestruale. sì. Allora, facciamo così, faremo un'altra diretta sul ciclo mestruale. Adesso concentriamoci però vabbè, dai, dici solo questa roba del muco, ti prego, che ormai. Il muco si forma quando c'è l'innalzamento degli estrogeni, no? Anche quando c'è l'ovulazione, tu hai una maggior libido proprio perché hai un innalzamento degli estrogeni. Diciamo che magari se poi faccio un'altra diretta con un grafico è più facile da capire, che ti faccio vedere come questi salgono e scendono. E quindi quando c'è questo innalzamento degli estrogeni, a livello proprio fisico, tu vedi un muco ovulatorio, che vuol dire il famoso bianco d'uovo che diventa elastico. Che Che magari puoi ritrovare nelle mutandine, no? ritrovi nelle mutandine, sì. È quella cosa che hai visto, e molti pensano che è un'infezione, in realtà no. Anche perché il muco ovulatorio poi è importante adesso, a prescindere da una gravidanza, anche per il rapporto sessuale, perché in realtà quando c'è secchezza la donna ha dolore. Certo. La famosa lubrificazione deriva dall'innalzamento degli estrogeni. Certo. E quindi anche questo si riflette su un benessere sessuale, adesso a prescindere dalla gravidanza. Wow, e quindi ci sono, dicevi, delle tue pazienti che quando cambiano alimentazione ti dicono? Iniziano a percepire qualche doloretto, soprattutto iniziano a percepire a quello che è il muco ovulatorio, anche perché quando lavori sul ciclo mestruale con una paziente, non è che tutti i mesi vada dalla ginecologa a fare monitoraggi. Quindi ti devi basare sui famosi sintomi fisici, no? Quello che diceva un medico una volta, tu devi Certo. ascoltare i pazienti per capire i sintomi fisici. E quindi com'è questa alimentazione che aiuta la nostra, diciamo, tutto no, la Allora, nostra varia un po', sera? varia molto.
dai pazienti, da quello che il paziente riesce o meno a fare e dalla situazione di partenza. Ci sono persone che magari hanno bisogno di cambiare poche cose della loro alimentazione, cioè non sempre hanno bisogno di stravolgere l'altra e magari qualche accorgimento di più sulla loro quotidianità, sul magari iniziare il problema maggiore è sempre sulla colazione, perché è lo step in cui uno tende a prendere delle cose già pronte. Invece, diciamo, sui pasti, poi in qualche modo, bene o male, le difficoltà non sono tantissime. Però sulla colazione, ecco, passare dalla una colazione con una bevanda e biscotti già pronti a prepararsi dei pancake o dei biscotti è lo step magari più difficile per i pazienti. Ok, ma a livello di macronutrienti? No, non è tanto sui macronutrienti, anche No. perché varia moltissimo dalle pazienti. Puoi avere una low carb, una keto, un'ipercalorica, un high fat, quindi. Non è sulla ripartizione dei Sì, però, macronutrienti. cioè, tutte quelle che tu hai nominato fino adesso, cioè, non mi è, non, cioè, nel senso, mangiare tanti carboidrati e pochi grassi, cioè una low fat va bene per la fertilità? Dipende dai pazienti e dallo step in cui si trovano, perché poi ci sono i percorsi a step, questa è una cosa importante. Non c'è, tu ti rivolgi oggi a me, no? Facciamo un esempio, perché devi migliorare l'equilibrio ormonale. Il percorso si fa a step, non c'è un'unica dieta che tu inizi oggi e porti avanti 3 anni, perché abbiamo bisogno di tarare il tiro e capire come il tuo corpo sta andando, in che direzione. Quindi possiamo partire con un high fat per poi passare magari a una ipolipidica per dire, oppure a una detox o carboidrati, magari a colazione, pranzo e cena. Quindi i percorsi vanno fatti a step. Soprattutto bisogna capire nel momento in cui il paziente viene, qual è la cosa in cui in quel momento ha bisogno. Ovvero mi descrivi la tua storia, mi descrivi le tue difficoltà, i tuoi disturbi. Magari io dico: guarda, forse questo mese è meglio lavorare sul fegato oppure sull'intestino. Il mese successivo vediamo come è andata e quindi passiamo allo step successivo. Ok, abbiamo risolto, abbiamo migliorato. No, leggo un commento di Antonella. Ho letto, bellissimo. Antonella è uno di quei casi, posso dirlo perché l'ha scritto lei, che aveva un grande problema intestinale per il quale le avevano detto che non avrebbe mai avuto dei bimbi. Io un giorno gli ho detto: vedrai che lo risolverai. A parte tramite me, è stata aiutata da un medico che ha saputo individuare il problema e ha saputo aiutarla, quindi non sono stata solo io assolutamente, però appunto abbiamo lavorato a step, cioè come quando tu vai per una semplice dieta di dimagrimento, poi vai a fare controlli per proseguire il percorso a seconda di come è andato quel mese, quella settimana, 15 giorni. Certo, che bello, molto bello, bello. E però Non so se ci sono qualche domanda, perché poi ho paura che cade la connessione, quindi adesso vedi tu. riprendiamo. Ok. No, ti volevo chiedere una cosa, perché quando noi abbiamo parlato, tu al telefono, tu hai parlato della caffeina, Sì, cioè che la ci caffeina è sono uno dei delle problemi. cose, Allora, tra le cose, diciamo, che vanno in qualche modo limitate, poi a seconda degli step in cui il paziente si trova, abbiamo dei fattori di rischio, che abbiamo l'alcol, abbiamo il fumo, abbiamo lo stress che incide. Un altro di questi è la caffeina. La caffeina è uno dei grandi problemi in cui nella vita delle persone, mi ci metto anch'io, è difficile da ridurre. Il problema è che tu, vabbè, non ti occupi di fertilità, però ti anticipo che la maggior parte delle persone che hanno difficoltà ad avere bimbi, molto spesso gli dicono che è un problema di qualità ovocitaria e quindi gli dicono non c'è speranza, devi fare l'eterologa e tutta una serie di cose.
La qualità ovocitaria dipende da quello che poi viene riscontrato nel liquido follicolare. Per esempio, la caffeina negli uomini, perché diciamo c'è la controparte maschile, negli uomini è stato visto che aumenta il danno al DNA spermatico, quindi che Wow. non, e è una causa più incidente di aneuploidie. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Che quando ovulo e spermatozoo si formano, si uniscono, si forma l'embrione, a volte viene analizzato la famosa diagnosi preimpianto. Un embrione buono per essere trasferito è un embrione euploide, ovvero che non ha problemi cromosomici. Ci sono poi degli embrioni che hanno delle problematiche genetiche più o meno importanti, che vengono chiamati mosaico aneuploidie. E quindi quegli embrioni non sono buoni poi a seconda della gravità per essere trasferiti e impiantati all'interno dell'utero. Nell'uomo è stato visto che un aumento del consumo di caffeina incide sulle aneuploidie, così come la carenza di folati. Una dieta negli uomini carente di folati, quindi con un'alta omocisteina, porta aneuploidie. La caffeina nelle donne, per esempio, aumenta il cortisolo, viene riscontrato nel liquido follicolare, riduce il rilascio dell'ovocita, crea un problema nella fase luteale. Inoltre, a livello urinario, la caffeina aumenta l'escrezione di nutrienti utili. La dose poi è dipendente dalle persone, nel senso che metti una persona come me che beve tanta caffeina per i ritmi lavorativi, questo è un problema. Persone che magari ne prendono un caffè al giorno non è un problema, quindi dipende sempre la dose di dipendenza, la dose che si assume, quindi Certo. non è una cosa assolutamente vietata o problematica. Ci sono poi degli step in cui sarebbe preferibile toglierla, ad esempio durante la stimolazione o dopo il transfer, è una di quelle cose che sarebbe meglio evitare. E quindi il punto di partenza è sempre quanto sia la dose, quanti Ok. Certo. caffè vengono assunti, se sono normali, se sono decaffeinati, e quindi e quanto se ne prende poi effettivamente prima di un percorso, in questo caso di Certo. fecondazione assistita, perché naturalmente passare da 10 al giorno prima della stimolazione a 1 al giorno della stimolazione non cambia niente. Perché questo è un fatto importante, gli ovociti che tu utilizzi oggi in realtà si sono formati 3 mesi fa. Wow. Quindi l'impatto non è che se da oggi io passo da 10 a un caffè, allora il mio ovocita sarà migliore e verrà fecondato. No, questo è un concetto importante. Scusa Veronica, volevo dire una cosa. Prima una ragazza ha scritto, vale lo stesso per la teina. La teina non esiste. La teina è quella che viene definita caffeina nel tè, ma è sempre caffeina, giusto? Diciamo che queste sostanze nervine, chiamiamole così, sono uguali, nel senso che poi ci sono alcuni tipi di tè, mettiamo il tè matcha, che ha delle proprietà particolari e che quindi viene considerato in modo diverso, ma in realtà il tè matcha lo beviamo in poche. Quindi. Sì. Quindi la teina non esiste. Io avevo fatto un sondaggio una volta, ma io stessa pensavo che fosse una molecola diversa. Invece no, cioè è caffeina quella che c'è dentro nel tè. Diverso invece nel cacao c'è sia la caffeina che la teobromina, che è Sì. sempre una molecola simile alla caffeina. E ok, va bene. Quindi diciamo che i fattori quelli nocivi sono alcol, fumo, Fumo, stress. lo stress è Caffeina. uno dei distruttori ormonali peggiori. Sì, lo stress su qualsiasi cosa del corpo è terribile, sì, è Ed è una vero. delle cose più difficili da gestire, perché se mentre sull'alcol e il caffè il paziente attua un comportamento diverso, sullo stress poi deve esserci un impatto di diverso tipo, no? Non basta dire proprio stare tranquilla. Io a volte, per esempio,
sono onesta, in alcuni pazienti, soprattutto quando magari non hanno tante risorse economiche, gli dico: secondo me è meglio che vai da un professionista che ti aiuta sullo stress, le linee alimentari adesso le hai avute, ma devi agire da quel punto di vista perché è quello che ti impatterà di più su quello che devi affrontare. Certo, assolutamente, sono d'accordo. E ragazze, se avete delle domande, prima c'era una domanda molto lunga, aspetta che torniamo indietro, scrivetecele così. Aspetta, aspetta, dov'è? Eccola qua. Chi ha in amenorrea Talamica. grazie. Io sto seguendo un'alimentazione un po' ricca di grassi buoni, ma non sto risolvendo. Ho visto diversi ginecologi, ma nessuno sa. Ma nessuno se non con terapie ormonali. Allora, lì i percorsi sono lunghi, nel senso che il protocollo alimentare che sta utilizzando la ragazza, io non la leggo adesso, è giusto. Ah, I ok. percorsi però sono lunghi, molto lunghi, che possono anche implicare un anno, Ah, wow. perché risolvere alcuni tipi di amenorrea non sono facili, molto spesso sono legati a dei blocchi di diverso tipo, su cui poi bisogna scardinare bene. E purtroppo non basta semplicemente mangiare più grassi per poter dare un input al corpo, bisogna a volte fare dei passi di diverso tipo per aiutare a sbloccare il corpo e si va a step, ma soprattutto bisogna cercare di dare un input bisogna capire il paziente, i pazienti con amenorrea ci devi parlare molto e spesso devi cercare di arrivare al loro punto di inghippo per poter poi sbloccarlo. Certo, perché ci sono anche dei blocchi psicologici proprio. Alcune persone li hanno, nati Ok. da diversi fattori. Poi, altra domanda che io chiaramente non capisco, ma tu sicuramente sì. Post-coital test negativo, il mio muco uccide gli spermatozoi. Ho speranze di concepire naturalmente? Guarda, questa non, diciamo che è una domanda di pertinenza ginecologica, perché poi ognuno deve fare il suo, no? Nel senso che nel proprio ambito. Però diciamo che in questo caso alcuni ginecologi utilizzano delle tecniche per poter aiutare il paziente, quindi magari ecco, provare a sentire pareri diversi da questo punto di vista. Ok, ottimo. Ma scusa, quello che tu dicevi prima, no? Cioè tu prima dicevi quello che mangiamo influenza il liquido dove sono immersi i follicoli, no? Quindi immagino che quello che mangiamo influenzerà anche la qualità del muco, o no? Sì, la Ok. qualità di tutto. Ok, e scusa, io mi ricordo una cosa di quando ero ragazzina, vabbè, adesso che dicevano che Cleopatra facesse questo bagno all'interno Latte dello d'asino. sperma, no? Dello sperma, e che si infilasse nella vagina una spugna imbevuta di aceto, perché l'aceto uccide, cioè l'acidità non permetteva, cioè diciamo, contrastava gli spermatozoi, cioè gli spermatozoi non possono stare in ambiente acido. È una leggenda metropolitana Ma molto. allora, tu sai qual è il tuo pH vaginale? Non ne ho la più pallida idea. È acido. Ah, è acido, ok. Ma acido quanto? Beh, varia, anche perché per esempio quando guardi i detergenti intimi, Sì? il pH quando ti dicono 5,5 è un pH comunque acido. Certo. Quindi diciamo che poi, adesso non so. Se lei lo utilizzava come metodo contraccettivo, questo non lo so, Ecco, sì, Cleopatra. queste erano le leggende metropolitane. Da questo punto di vista, però diciamo che poi dipende il nostro pH, come quello del sangue, noi dobbiamo cercare di mantenerlo su certi valori, quindi anche quello della vagina dovrebbe rimanere sotto alcuni valori, sì. Nel senso che quando ci sono alcune disbiosi, per esempio, varia anche il pH. Ok.
da questo punto di vista. Quindi poi si utilizzano delle metodiche per cercare di riequilibrare, no? Potrebbe dipendere da tanti fattori, ma anche banalmente il paziente beve troppo poco, non è che magari chissà che deve fare, oppure quando si fanno fare gli impacchi con la ricotta e con lo yogurt, in realtà quello è per riequilibrare la flora batterica. Interessante, wow, che bello. Senti, una persona chiedeva un tuo parere sulla metformina. Anche lì è una competenza medica, perché comunque la metformina è un medicinale, quindi dipende in che contesto viene utilizzata e a che scopo. Nel senso che banalmente se c'è un'insulino resistenza può essere d'aiuto. Alcuni centri, alcuni ginecologi adesso la stanno utilizzando anche per migliorare la qualità uscitaria, però ti ripeto, è una competenza medica su decisione del medico, sul motivo perché viene utilizzata. Ok, certo. E invece prima c'era qualcuno che aveva chiesto se l'alimentazione può aiutare anche nell'ovaio policistico. Eh sì, perché è una delle problematiche ormonali che può essere, può dipendere da, dipende da del, poi dipende, anche lì la diagnosi dipende dal quadro ormonale, nel senso che il vero ovaio policistico è accompagnato da una serie di fattori, testosterone alto, irsutismo, acne, un LH molto più grande rispetto Ok. all'LH e l'FSH solitamente devono essere in equilibrio tra di loro, con un rapporto all'incirca di 1 a 1, poi varia un po' nell'età, però in generale. Nel caso dell'ovaio policistico è caratterizzato da un LH più grande, quindi spesso il problema è che le diagnosi non sono precise. Ti faccio l'esempio, è venuta una paziente ieri che mi diceva, il ginecologo mi ha detto all'ovaio policistico, ma non aveva nulla di scritto, mi ha fatto vedere gli ormonali e a vederli non sembrava, e quindi ho detto forse è meglio che cioè, che valuti bene con una diagnosi precisa, perché poi uno cioè, cresci con un'idea che magari non è quella. Certo. Quindi tu dici anche la diagnosi deve essere fatta con molto rigore. Con molta precisione, perché poi ovaio multifollicolare e sindrome dell'ovaio policistico non è la stessa cosa, nel senso che ci sono delle pazienti che possono avere più follicoli antrali, no? L'ovaio policistico è caratterizzato da un ovaio a corona, cioè tanti tanti piccoli follicoli. In realtà, in una donna giovane che sta in una buona fase mestruale, tu potresti vedere più follicoli antrali, però non è ovaio policistico, quindi è importante la diagnosi buona del ginecologo, che solo il ginecologo può fare, eh. Certo, è già lì, insomma. No, io sono onesta che rimango nelle mie competenze, nel No, senso che poi io mi baso su quello che vedo dei referti, non faccio di certo io diagnosi, quindi il paziente porta i referti, mi baso su quello che è il referto che leggo del ginecologo. certo, però purtroppo come in tutte le cose, cioè, ci sono magari persone più attente, persone meno attente, più preparate, meno preparate, quindi sai, poi uno non sa mai se è finito con il professionista giusto, no? È un po' un peccato questa cosa, cioè sarebbe bello che uno si potesse fidare al 100% della diagnosi di un medico, però giustamente i medici alla fine sono sempre esseri umani, quindi... La mia prima ginecologa, ero molto giovane, mi curava per ansia, mi diceva che i miei squilibri erano ansia. Non Sì. No, erano ansia, però. vedi, cioè. E senti, non so, ci vuoi dire qualcosa di importante? Cioè, magari ci sono delle cose, dei consigli a livello di alimentazione che Guarda, possono aspetta, essere validi per tutti, sì? perché c'erano delle. Vai. Aspetta, ricontrollo perché non so se ho visto delle domande prima scorrendo. Sì, ce n'è sicuramente una che è arrivata adesso, se l'alimentazione può aiutare a chi soffre di endometriosi. Sì, da questo punto di vista, poi sul mio profilo trovano delle dirette che abbiamo fatto da questo punto di vista sull'endometriosi. L'endometriosi è una patologia multifattoriale e che va in qualche modo capita anche sullo stadio della paziente, su quanto la paziente sta male, su quanto è grave, se ha intaccato
l'intestino, quindi avendo una grande eterogeneità, la dieta varia molto su quella che è la sintomatologia delle pazienti. Ci possono essere delle linee guida più o meno comuni, però poi effettivamente sull'esclusione o meno di alcuni alimenti io mi baso molto sulla soggettività del paziente e su quanto è grave lo stadio di endometriosi che la paziente ha. La cosa importante è cercare di aiutare la paziente a ridurre i dolori, che è la cosa più invalidante di cui loro soffrono. Quindi nell'anamnesi alimentare del monitoraggio di quello che mangiano, cercare di capire dove in qualche modo no, sbagliano, però dove cedono in qualcosa che magari invece dovrebbero in qualche modo limitare. Ma le linee comuni quali sono dell'alimentazione? Allora, diciamo che fondamentalmente le linee comuni sono quelle di ridurre i carboidrati. Ci sono alcuni ginecologi che si occupano di endometriosi che stanno adottando un'alimentazione chetogenica per le pazienti, però sicuramente una dieta low carb è quella più indicata, quindi nell'attenzione. Sui latticini e sul glutine, in realtà ci sono, sul glutine c'è uno studio italiano, anche con un buon numero di pazienti, che dimostra appunto che l'eliminazione del glutine riduce la sintomatologia, però ti posso dire anche che ci sono molte pazienti che mantengono una percentuale di glutine nella loro alimentazione e sono state e sono comunque riuscite a ridurre i loro dolori. Quindi Ok, però molti comunque l'hanno diminuito il glutine, giusto? hanno scelto dei prodotti con attenzione, quindi per esempio la pasta o il pane di grani antichi è uno dei prodotti, cioè è un grano di quelli che ha diverso Un glutine diverso, certo. e quindi hanno dato un'attenzione diversa alla scelta degli Certo. alimenti, anche perché Magari anche poi, un pane con la fermentazione, cioè acida, vabbè, no? lì arriviamo proprio poi a altri livelli, però andando proprio sul banale, sul più semplice, anche perché poi molti invece passano ai prodotti senza glutine, molto spesso. E lì è peggio perché molti prodotti confezionati senza glutine in realtà sono pieni di, per esempio, mais che hanno alto indice glicemico, zuccheri e quant'altro, e in realtà a quel punto è meglio più una fetta di pane integrale che è più sana. Certo, assolutamente. Allora, prima una persona chiedeva se possono contattarti privatamente. Allora, tramite il sito. Ok. Tramite il sito compilano il form del sito. Una cosa che io chiedo è se mi spiegano già la loro situazione, le loro esigenze, le loro tempistiche, così io rispondo già direttamente se posso aiutarle o meno, perché a volte magari spiegandomi consiglio più un altro professionista che può Certo. aiutarle di più. Bello, bello, bellissimo, ottimo. Poi vabbè, ti fanno i complimenti che parli in maniera molto chiara di questi temi. Meno male. Fiera di essere una tua paziente. Ah. Carine. Vabbè, buongiorno e buona domenica. Vediamo un po'. Anche qui quando sono gemelli ce l'hai già spiegato come. Non ho visto chi è fiera di essere mio paziente, però la ringrazio. Ascolta, invece ci spieghi perché non tutti sanno cos'è la menorrea, cioè nel La senso. mancanza del ciclo. La menorrea è la mancanza del ciclo mestruale, che può Ok. essere. Poi ti saluta tanto Ilaria Bertini, che come promesso è online. Ok. Stavi dicendo la menorrea, scusa Veronica. Che può essere più o meno lunga, nel senso che non è solo il ciclo che scompare definitivamente per un anno o due, però possono esserci anche delle amenorree di 5-6 mesi, anche quelle sono considerate amenorree. Ok. E in quel caso, con i pazienti si lavora sul ciclo lunare, Ah. che anche lì, diciamo, pochi come me se ne occupano. Però il ciclo lunare praticamente la fase di luna che si forma corrisponde alla fase follicolare, di luna calante a fase luteale. E quindi per cercare di, siccome
Il ciclo mestruale di una donna in realtà è molto simile all'andamento e al movimento della luna. Si cerca di lavorare da questo punto di vista per dare consigli come la rotazione dei semi o gli alimenti da prediligere in una fase follicolare o nella fase luteale. Bello, che interessante. Bellissimo, complimenti. Beh. Poi si può avere il muco e poi non ovulare? Anche lì, allora, potrebbe esserci, nel senso che ci potrebbe essere il muco per innalzamento degli estrogeni, però potrebbe essere che l'ovulo non si apra, non scoppi e quindi non venga rilasciato, perché poi l'ovulazione si ha, se il follicolo si apre, l'ovocita viene rilasciato, quindi anche lì potrebbe essere. In quel caso è utile la misurazione della temperatura basale, perché quando l'ovocita poi viene rilasciato c'è un cambiamento della temperatura a livello basale di circa 0,5 gradi. Ok, wow, interessante. Poi una ragazza diceva: Marta, io sono rimasta incinta con una dieta paleo ed ho avuto quattro figli, tutti maschi. Wow, complimenti. E poi vediamo. Per l'ovario policistico abbiamo già parlato. Anche questa abbiamo già risposto. La teina abbiamo risposto. Vediamo se ce n'è qualcuno nuovo in fondo, perché io sono andata, ok, questo, anche questo abbiamo già risposto. Vediamo. Vabbè, Ilaria ti fa un sacco di complimenti. Beh, Ilaria mi vuole bene. Ilaria mi sembra una persona molto rigorosa, non credo che sia solo una questione di bene, credo che ti stimi anche. Sì, Sì. sicuramente, però mi vuole anche bene. Poi Anna ci chiede: leggo sempre che assumere brodo d'ossa fa bene, può dirmi di più? Grazie. Allora, il brodo di ossa, ora qui intervengono i miei pazienti. Allora, che cos'è il brodo di ossa? Poi fondamentalmente perché viene poi confuso con altre cose. Si prendono fondamentalmente quasi sempre le ossa del ginocchio, quindi è un brodo fatto esclusivamente di ossa, con una cottura molto lenta per più ore, con un agente acidificante come l'aceto di mele o il limone. La cottura molto lenta in acqua fa rilasciare praticamente i sali minerali, i nutrienti dalle ossa e dal midollo che dovrebbe esserci all'interno. Questo brodo che io bevo, che do anche a mia figlia, è ricco di alcune vitamine e minerali che vanno a nutrire gli ovociti. Oltre questo, va a nutrire la flora batterica intestinale. Molti non sanno che il nostro sistema immunitario per il 70% risiede a livello intestinale. Quando ci sono problematiche a livello intestinale, molto spesso si hanno uno stato di salute non ottimale. Quindi, per esempio, nelle persone che soffrono come me di patologie autoimmuni, può essere utile mantenere un buono stato di salute l'intestino affinché alcune funzioni del nostro corpo siano in salute. Certo, quindi tu dici, cioè, oltre a portare dei nutrienti che fanno bene, Nutre diciamo. l'intestino, nutre la flora batterica intestinale, viene utilizzato molto anche per questo, Ok. perché naturalmente a livello della nostra flora batterica intestinale ci sono i ba batteri buoni e cattivi. Certo. Spesso delle disbiosi nascono non per un aumento dei patogeni, ma per una carenza di batteri buoni. E Certo. quindi noi dobbiamo occuparci anche di quelli. Ottimo. Poi, si può avere un buon muco con ciclo ono-ovulatorio? Penso sia anovulatorio. Ah, ok. Penso. Non lo Non so. leggo. No, è che qui, sai, ci sono sempre i correttori automatici che magari tu scrivi una cosa, poi loro te la correggono. Quindi sarebbe ciclo ano-ovulatorio? Aspetta che provo a guardare, è tra le ultime? Sai che sì, abbastanza, però si può avere un buon muco con ciclo
Onovulatorio. È come la domanda di prima, nel senso che se non si ha la rottura del follicolo non c'è ovulazione. Sì, certo. Poi la vena va calcolata come carbo. La vena è un È un carboidrato carboidrato. e puoi scegliere come calcolarla. Cioè, poi devi prendere la tabella nutrizionale, leggere la percentuale di carboidrati, ci avrà dentro un po' di proteine pure lei, però. Sì, però rientra nei carboidrati. Certo. Poi la Sonia ti dice, la dottoressa del mio cuore. Bello. Allora, io non so se sai, ho smesso di fare diretta a un certo punto. Perché? No, non sapevo. Sì, allora, vabbè, i miei pazienti un po' lo sanno. Mi piaceva fare le dirette, o meglio, trasmettere, perché poi mi riesce più facile parlare che scrivere, però. A marzo ho avuto un brutto intervento alla gola e sì, ho la mia bella cicatrice e questo mi ha comportato la riduzione della mia espressività. Questo mi porta molta vergogna, molta difficoltà perché mi vedo nel video che parlo storto e quindi mi crea molto disagio rispetto magari a prima. Pensa Veronica che però, cioè nel senso, Lo te lo so, ma dico io mi sì. vedo. Io mi No, vedo. lo so Veronica, però quello che ti volevo dire è che se tu non mi avessi detto questa cosa, io non avrei notato niente di strano, ecco, ci tenevo a dirtelo. Però ognuno di noi ha la sua soggettività che si guarda e si vede, quindi io ora non mi guardo, guardo solo te, perché quella cosa, perché poi mi blocco. E quindi quando Sonia mi ha detto questa cosa, volevo mandarle un bacio, però ho difficoltà nell'espressività, però sono persone a cui voglio bene. Le mie Bello. pazienti voglio molto bene. Senti, per coincidenza, ora ho un fibroma e credo sia arrivato dopo 2 anni di chetogenica. Ci può essere un legame tra il cambio dieta e la formazione di un fibroma? Allora, il fibroma nasce fondamentalmente come un eccesso di estrogeni. Quindi dipende anche lì molto che tipo di chetogenica uno ha seguito sulla qualità alimentare, perché poi anche da questo punto di vista, qualunque tipologia di dieta varia sull'effetto, sulla qualità degli alimenti che tu compri. Quindi se la paziente magari in chetogenica ha mangiato molti alimenti ricchi di estrogeni, quindi parliamo di carne soprattutto da allevamenti intensivi, pollo da batteria, potrebbe in qualche modo aver aumentato gli estrogeni, magari la paziente aveva già una predisposizione e questo potrebbe in qualche modo aver accentuato. Un'alternativa vegetariana, cioè sì, l'alimentazione vegetariana è compatibile con questo approccio nutrizionale tuo? Allora, io non mi occupo di persone di diete vegetariane perché non è il mio expertise, sono onesta da subito con le pazienti che mi contattano, però ci sono alcune colleghe che ci sono alcune cose che diciamo cozzano un pochettino, diciamo l'utilizzo soprattutto della soia che è un interferente cioè, un interferente endocrino in qualche modo non è Ma no, utile. ma non è vero che Ah, la non lo devo soia è un dire? inter... No, ma certo che lo devi dire, ma Ah, dillo, oddio. urlalo però, No, no, non lo urlo, urlalo. no, no, assolutamente. Io No, rispetto ma ti qualunque prego, urlalo decisione. perché c'è gente qui su Instagram che dice che la soia assolutamente non fa niente con gli ormoni, cioè è una roba... Allora, perché poi lì ci sono anche degli studi diversi, no? Anche sull'endometriosi c'è uno studio sull'utilizzo della soia. Però bisogna contestualizzare quando lo diciamo ai pazienti, gli studi dove sono stati fatti. Lo studio, per esempio, l'unico sulla soia è fatto in Giappone, dove lì utilizzano una soia diversa, fermentata, una soia non modificata geneticamente, la utilizzano in un determinato contesto. La soia che noi utilizziamo in Italia o tipo nelle polpette, come ti voglio dire, nei prodotti, è diversa, è un prodotto diverso. La soia si lega ai recettori degli estrogeni. Questo va a competere con i tuoi estrogeni naturali, quindi può essere utile in alcuni percorsi di menopausa, ad esempio, ma non in alcuni percorsi di ricerca di gravidanza o di alcune amenorree. Va bene. Comunque la soia,
contiene fitoestrogeni, cioè questo Sì, nel contiene senso, fitoestrogeni, e questi assolutamente. fitoestrogeni hanno un effetto sul nostro corpo, giusto? Assolutamente sì. Non Grazie. solo la soia, anche ci sono altri alimenti che contengono fitoestrogeni e che vengono utilizzati, i semi di lino, il trifoglio rosso, quindi. Certo. Poi, ciclo di IVF fallito perché ovuli tutti immaturi. Come cambiare la dieta per supportare la maturazione degli ovuli? Lì fondamentalmente c'è un problema di maturazione degli ovociti. Questa è una delle domande che io pongo ai pazienti quando arrivano, in cui chiedo se hanno già fatto dei cicli di fecondazione, al pick-up quanti ne hanno recuperati e quanti di questi erano maturi. È importante sapere questa cosa perché ti dà un'idea dello stato attuale della paziente. Quando il 50% degli ovociti è maturi, c'è un problema a parte di qualità, ma anche di divisione cellulare. Che vuol dire? L'ovocita per essere maturo deve aver fatto due divisioni cellulari, ovvero essere metafase 2 a livello cromosomico. Quando c'è questa difficoltà, vuol dire anche che c'è una difficoltà cromosomica nella divisione. In questi casi io cerco di consigliare in modo banale una dieta ricca di alimenti ricchi di zinco e di vitamine del gruppo B perché aiutano la divisione cellulare. C'era una persona che ha chiesto del brodo, va bene solo quello fatto in casa? Sì. No, va bene anche, ci sono delle ditte certificate, una di queste anche italiana, che fa il brodo grass fed, che è assolutamente un prodotto ottimo. Ottimo. E no, quindi stavi dicendo per gli ovociti che non maturano Una dieta ricca di di alimenti ricchi di zinco e zucchero e vitamine vitamine del gruppo B. B. Ottimo. Ok, interessante questa cosa. Il cacao ce li ha tutti e due comunque, sia lo zinco che le vitamine del gruppo B. Poi immagino che il fegato sia pieno di queste cose. Però vabbè, poi vediamo. Consiglia kefir tipo fragola, mirtillo, non so cosa ne No, pensi. consiglio solo bianco. Esatto, appunto. Quindi noi vegetariani non diventeremo mai mamme, no, ha detto No, ho semplicemente detto che Veronica, io e non me ne lei non è occupo. specializzata in questo tipo di alimentazioni, non ha detto che non vanno bene. No. Cioè, ragazzi, però, cioè, secondo me imparare ad ascoltare è una cosa molto importante nella vita. Cioè, Veronica ha detto chiaramente che lei non si occupa di questo tipo di alimentazione. Non ha mai detto che sia un'alimentazione che non è propedeutica o che aiuti la fertilità. Non l'ha mai detto, giusto, No, Veronica? assolutamente, ribadisco questo concetto. Io non ho l'expertise per le diete vegetariane ed è giusto e consiglio ai pazienti quando mi contattano che si rivolgano a dei colleghi che si occupano prettamente di diete vegetariane, che possano aiutarlo al meglio nel percorso che devono fare. Pazienti vegetariani rimangono incinti, fanno fecondazione, fanno figli, quindi non è assolutamente. Ma rispetto il focus che ognuno ha, come chiedo rispetto alle persone che mi contattano, perché qualcuno invece si sente a volte toccato, si sente giudicato, ma io non ho giudizio su nulla, semplicemente non è il mio expertise e penso che sia anche rispettoso l'atto che faccio al paziente di dirgli ti consiglio invece di seguire un professionista che si occupa prettamente di diete vegetariane. Certo, sono d'accordo. Senti, adesso tutti vogliono sapere qual è il nome del brodo d'ossa Ah, che però non si vengono. può dire il nome, però se Perché non si può cercano dire, scusa? Lo dico io. solitamente. Brodos Family. Sì, Ah, sì, quello è uno italiano. ma non ce l'hanno mai. È sempre Non lo so. esaurito. E no, invece quello che dicevi tu qual è? Perché non si può dire il nome, scusa, Ah, Veronica? perché solitamente su Instagram non, diciamo che noi come categoria di biologi non diciamo i nomi. Ah, però ho capito, però è sbagliato perché se trovate che un Su prodotto sia di Ama, guarda, qualità. basta, è molto semplice. Su Amazon basta che metti brodo grass fed. Ah E vabbè, c'è Giarmino, che però non è italiano, è no, tedesco. italiano ce n'è solo uno, è quello che hai detto prima. Ah, Italiano ok, solo vabbè. C'è Giarmino su Amazon e poi c'è quell'altro che io non ho ancora provato, quello loro. Io ho provato quello, diciamo, il brodo. Invece loro fanno anche un concentrato che secondo me è interessante, ma che non ho ancora provato. Io invece prendo quello,
australiano, mi sembra, Io perché lo non ho. prendo. Allora, quello che prendo io è australiano. Ah, ok, allora è quello che prendo anch'io, il bone broth, Australian bone broth, almeno si chiama, giusto? Che c'è Aspetta. quello arancio, che tu lo prendi lì, cioè lo prendi in polvere o lo prendi dentro nel vasetto lì? Nel vasetto, aspetta. Allora, secondo me è quello che prendo anch'io, bone broth. Comunque, ragazzi, andate su Amazon, mettete brodo d'ossa grass fed, perché è fondamentale che sia grass fed, e sono quelli lì. Sì, adesso non era disponibile su Amazon, non so perché. No, che c'è, non è Ah, io lo questo. prendo allora, Non è questo, Australian. scusa Veronica, questo qua. Sì, È quello quello. che prendo anch'io, che diventa bianco quando lo metti Sì, nell'acqua, vero? diventa bianco. Che praticamente questo qua c'è sia quello blu, c'è quello verde che è halal, e poi c'è anche questo qua che ha la curcuma. No, io lo prendo naturale. Anch'io, lo prendo quello blu, assolutamente. La prossima volta voglio provare quello di Jarmino, questo qua, quello concentrato, che perlomeno arriva dall'Europa, perché secondo me poi quando fai questi acquisti devi anche chiederti, ok, io quando ho comprato quello lì australiano, forse quello di Jarmino non c'era, non mi ricordo, però quello lì arriva dall'Australia, quindi a livello di sostenibilità non è proprio il massimo della vita. Allora, No, però Jarmino. c'è stato un periodo, soprattutto durante la pandemia, che erano introvabili. Ed Certo. era un problema, perché io prima ne prendevo invece un altro, che era tedesco, però non era introvabile. Quindi, Ilaria dice che ci sono delle macellerie che lo fanno. Probabilmente, diciamo, qui nella mia zona non le ho trovate. Probabilmente al nord magari è più probabile, forse in Veneto o anche in Piemonte. Secondo me poi queste cose le faranno sempre di più. Più noi le chiederemo, quindi più noi saremo in grado di, cioè, dimostreremo che c'è una domanda, allora si creerà anche Certo. l'offerta. Quindi super. Senti, quindi tu che cosa ne pensi dei grassi saturi in generale? È che non sono una cosa buona. Dipende, cioè, Che non sono una cosa buona? quelli saturi non sono una. Che intendi però per grassi saturi? Quelli a catena media, tipo olio di cocco o cosa? Beh, cocco, burro, ghee. Però quelli sono dei grassi diversi, perché quando pensi a grassi saturi pensi al lardo, ad altre situazioni. Quindi ci sono catena corta e ca cioè catena media, che sono comunque dei grassi utili, come l'olio di cocco, il ghee, il burro di malga, perché poi non tutto il burro è uguale. Quindi Certo. assolutamente. Quindi queste tipologie di grassi sono anche perché aiutano nella produzione anche degli ormoni sessuali. Il ghee, l'olio di cocco sono utili anche in cottura per aiutare l'intestino, quindi sono sicuramente degli alimenti buoni, però vanno distinti poi da grassi saturi tipo il salame. E perché invece secondo te il lardo non va bene? Cioè, sono, mi interessa molto perché io, per esempio, lo adoro sia il lardo che il sego. Cioè, io li uso entrambi per cucinare. Dipende in che contesto vengono utilizzati e qual è la situazione di partenza. Poi un conto è ne metti un pezzetto in cottura, un conto è che mangi tanto lardo al giorno. Ah, ok. Sì, però, cioè, ma perché secondo te, cioè, perché tu ritieni che siano negativi se uno li mangiasse tutti i giorni? C'è un aumento troppo alto del colesterolo, Ok. soprattutto di quello cattivo, poi, se non è bilanciato bene nell'alimentazione, magari con l'aumento della fibra. Però solitamente l'LDL viene alzato dai carboidrati, non dai grassi. No, non solo. Non Sì. Perché solo, non solo dai carboidrati. Incidono anche i carboidrati, ma incidono anche i grassi, le modalità di cottura incidono tanto. no, la modalità di cottura sono d'accordo, però in cottura un grasso saturo è molto più stabile di un grasso polinsaturo. Sì, però questo sicuramente. Allora, un buon fritto, facciamo un esempio, è una cosa buona che ogni tanto tutti dovrebbero mangiare perché aiuta il fegato. Se tu mangiassi, come fa qualche persona, tutti i giorni carbonara, cacio e pepe, grassi, non ti aiuta la salute.
il fritto fa bene al fegato? Perché praticamente il fritto ti attiva le cellule epatiche allo svuotamento della bile. Vabbè, però allora a questo punto qualsiasi cosa ricca di grassi. No, in realtà fondamentalmente non è qualunque cosa ricca di grassi, è soprattutto la tipologia del grasso e come viene poi consumata. Poi magari facciamo un'altra diretta su questo perché io devo andare, che sono Ah, già le 10:40. va bene, dai, va bene, ok, grazie mille. Io adesso metto il tuo sito internet e così scrivo se le persone ti vogliono contattare, di compilare il form e di scrivere già nel form qual è la motivazione per la quale ti contattano. Sì, poi magari puoi indicare quella cosa che diceva Ilaria invece, che ci sono delle macellerie che fanno il brodo tutti i giorni. Sì, vorrei sapere quali, perché io non ne conosco nessuna, a parte quella di cui parla lei a Verona, io non, cioè, mai No, sentita penso questa quella roba. intende a Verona, magari qualcuno nella zona può essere interessato. Da Roma è un Ok. po' difficile, però. No, esatto. Va bene, grazie mille. Una buona giornata. Ciao, ciao, anche a Ciao! te. Ciao, ciao, ciao.